Questa è una storia che inizia sicuramente nell'Oriente Mediterraneo. Catanzaro è una fondazione di carattere imperiale, appunto una fondazione voluta a metà dell'anno 1000 dall'imperatore di Costantinopoli. Piccoli nuclei che si insediano sul Triavonà e ogni gruppo etnico, ogni gruppo che ha una sua religione, una sua tradizione, ha un punto di aggregazione. Abbiamo dalmati, abbiamo amalfitani, arrivano gli ebrei. Dal punto di vista culturale, i tessuti hanno molto da raccontare. Lo studio della produzione serica calabrese, sia di seta grezza sia di seta lavorata, è in realtà qualcosa tutto da scrivere. È in molta parte inedito. Produrre tessuti e crescere attraverso questa attività ha fatto sì che la città potesse nei secoli arrivare veramente a livelli molto alti, sia in termini economici, ma soprattutto in termini culturali.